Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Anita Stories. In questo episodio 11 cose strane che le ragazze fanno ma non dicono. Numero 1, la decisione. Cosa mi metto oggi? Numero 2, l'estate. Finalmente è estate, posso finalmente fare quello che piace a me e dedicarmi alle mie passioni. Numero 3, i messaggi. Perché non risponde? Sicuramente sta scrivendo a qualcun'altra. Non l'avevo inviato. Numero 4, i ritrovamenti. Una volta che perdo qualcosa e sto le ore a cercare nella borsa, mi succede che ritrovo sempre un qualcos'altro. Numero 5, i selfie. Numero 6, i fidanzati delle amiche. Ti devo parlare. Dimmi, dimmi, che è successo? Ci siamo lasciati. Mi dispiace tantissimo. Numero 7, i ripensamenti. Numero 8, i problemi immaginari. Capita spesso che mi venga in mente un problema. Immaginario, ovviamente. Semplicemente creato dalla mia testa in quel momento. Il problema è che quel problema immaginario mi causa vero stress. Quindi problema immaginario uguale vero stress. Numero 9, cosa c'è nella borsa? Cosa c'è nella borsa di una ragazza? Cose utilissime, ovviamente, come una spazzola per pulirsi, un rotolo di carta igienica, gli assorbenti, ovviamente, acqua perché dobbiamo stare idratate, avocado e banane perché dobbiamo mangiare bene, mutande e spazzole per pulirsi perché non si sa mai, e poi, ovviamente, un vaporetto perché non si sa mai, e anche una pentola perché potresti dover cucinare e anche pulire. Numero 10, le ore spese a... Non tutti sanno che molte di noi ragazze passiamo le ore e ore a... guardare make-up tutorial in continuazione che non andremo mai a riprodurre, ma continuiamo comunque a guardarli. Numero 11, desideri nascosti. Insomma, continuerò così oppure magari cambio qualcosa, non so, ora vediamo. Vediamo un po' cosa... Sì, infatti...
Non so se continuare così, sinceramente, vediamo un po' cosa succede in questi mesi. A cosa stai pensando? Ma niente. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto ridere un po'. Ricordate di lasciare un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale volete che sia il prossimo argomento di cui realizzi queste stories. E ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche. Un bacione a tutti!